Eccoci qua ragazzi, in un secondo video della nostra catechesi a distanza. Se non avete ancora visto il primo video in cui noi catechisti di seconda media ci presentiamo, ci salutiamo e vi mandiamo un piccolo augurio anche per questo tempo di avvento, mi raccomando, correte subito a recuperarlo. Senza perderci in troppi discorsi lunghi e noiosi, proviamo a proporvi oggi una piccola, semplice e simpatica attività. Questa attività riguarderà un brano di Vangelo molto particolare che in questo primo periodo di catechismo vorremmo provare un po' ad approfondire e a farvi conoscere. È il brano delle Beatitudini. Se avete una Bibbia a casa, e mi raccomando dovreste averla, vi invito ad aprirla al capitolo 5 del Vangelo di Matteo per ascoltare insieme questo grandissimo discorso di Gesù. Buon ascolto! Dal Vangelo secondo Matteo. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Abbiamo appena ascoltato dalla voce di Don Gabriele questa bellissima, fantastica, stratosferica pagina di Vangelo. E in questa pagina di Vangelo cosa ci dice Gesù? Ci insegna il segreto per essere felici. Per ben 9 volte in questo brano di Vangelo ritorna una parolina magica, beati. Ma cosa vorrà mai dire beati? Beati è una parola molto particolare, molto carica di significato, che indica la persona che raggiunge la felicità massima, la persona più felice di questo mondo. Potremmo dire che il beato, in qualche modo, è un po' il contrario dello sfigato. Il beato è colui che è felice, che ha raggiunto la sua pienezza, che è la persona più contenta di questo mondo. E allora ci siamo chiesti noi catechisti, ma chissà che idea avranno i nostri ragazzi di felicità, chissà per loro chi saranno i beati e chi invece gli sfigati. E abbiamo provato a pensare a questa simpatica attività per provare a capire un po' la vostra opinione. Lascio la parola al mio collega catechista Fabio Fabris. Per capire qual è la vostra idea di beati e sfigati, abbiamo preparato per voi una challenge su Kahoot. Cosa dovete fare? Cliccare sul link che vi è stato mandato assieme a questo video, inserire il vostro nome e il vostro cognome e partecipare alla challenge. Vi compariranno una serie di fotografie con una breve descrizione. Per ogni foto voi dovrete indicare se le persone raffigurate sono per voi dei beati oppure degli sfigati. Le opzioni di risposta sono sempre 3, beato, sfigato oppure non lo so. Vedrete che la risposta corretta è sempre non lo so, l'abbiamo fatto per non influenzarvi nella scelta. Voi però votate sempre tra beato oppure sfigato. Al termine della challenge vedremo se la vostra idea di beato e sfigato corrisponde all'idea che aveva Gesù oppure no. Buon divertimento!